A Genova il centro-sinistra, con il 35,7% dei voti alla Camera plurinominale, è la prima coalizione. Questo è il dato che esce dall'ultima tornata elettorale. Segue il centrodestra al 34,93%. Per la prima volta nella storia repubblicana, la lista di Fratelli d'Italia è la prima della coalizione col 19,76%. A seguire il Movimento 5 Stelle con il 14,90% e il terzo polo dell'alleanza Azione Italia Viva con l'8,03%. E proprio sull'esito di queste elezioni politiche abbiamo raccolto il pensiero di alcuni genovesi. Che cosa ne pensa di questo esito? Io sono apolitico per natura, però ho sentito la Meloni qua a Genova, ho deciso che vinceva sicuro. Sentivo che vinceva perché la Madonna con le palle, proprio entusiasmato, poi ho fatto il confronto con la sinistra e ho pensato a Letta che ha fatto il comizio al cinema, poteva farlo in chiesa. Penso che dovevano pensarci un po' prima a non arrivare a questi livelli. La vittoria del centrodestra lei non convince? No, non mi è mai convinta, anche perché io sono di sinistra schietto, perché ho visto l'ultima guerra, quindi se ne so qualcosa, e a me piace la gente che ha già fatto una storia, no? Non mi piacciono quelli nuovi. Nuovi sono persone che, come posso dire, vivono anche un po' di fantasia. Allora, io sinceramente avevo sentito delle opinioni contrastanti, quindi da una parte non me l'aspettavo, però poi si è verificato così, quindi non lo so. Ma la vedi come una cosa positiva oppure una cosa negativa? Non saprei, sinceramente, perché se la gente ha votato così magari sperava in questo, quindi non ne ho idea. Purtroppo a Genova eravamo di sinistra, non lo siamo più. Non posso dire altro, siamo un po' amareggiati, comunque insomma vedremo se le promesse che hanno fatto verranno mantenute, anche se penso che non sarà facile, specialmente a quei tempi che corre tutto insieme. Ecco, insomma, dalle sue parole non mi sembra molto soddisfatto. Secondo lei dove ha sbagliato il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle? No, il Movimento 5 Stelle è cresciuto parecchio, ha fatto anche una bella... è andato bene, diciamo. Qui c'è il PD, c'è Calenda e loro, insomma, senz'altro se si mettevano insieme probabilmente si riusciva a combattere la destra. Non sarei stata proprio dell'idea per la Meloni, però vediamo se il cambiamento serve, se porta buoni risultati. Quindi le dà una possibilità? Sì, senz'altro. Secondo lei il nuovo governo su cosa dovrebbe intervenire subito? Il lavoro, che c'è scarsità di lavoro, e frenare un po' tutti questi stranieri che arrivano perché non c'è lavoro per noi e non abbiamo soldi per mantenerlo, suddividerli in Europa. Secondo lei la sinistra su che temi doveva puntare? Doveva innanzitutto valutare il discorso di Conte, indipendentemente che non è stato solo Conte a far cadere il governo Draghi, ma è stato anche Berlusconi. E se con Calenda e Renzi e tutta la sinistra era assieme, a conti fatti forse c'era qualche punto in più.